In occasione delle giornate europee del patrimonio 2012 sono state consegnate al Museo del Risorgimento di Via Baccarini tre tele raffiguranti Savoia. In due compare Vittorio Emanuele II, nella terza Umberto I. Le opere, il cui progetto di restauro partì durante l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia, erano depositate nei magazzini del Mar e sono state restaurate grazie al finanziamento dell'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Le celebrazioni non retoriche, ma storiche e civili, cultura civica, del 150enario dell'Unità d'Italia, per fortuna non si sono concluse e proseguono anche nell'anno successivo. E in queste settimane ci sono tre eventi di particolare rilevanza, di cui mi onoro di essere anticipatamente presente al primo. Il terzo di questi eventi sarà a Russi, in provincia di Ravenna, la celebrazione nazionale del bicentenario della nascita di Luigi Carlo Farini, nato a Russi, ministro, braccio destro di Cavour negli anni risorgimentali e poi anche presidente del Consiglio prima della sua mortale e definitiva malattia. Uno dei personaggi che l'Italia ricorda più nitidamente del Risorgimento. Prima ancora, la settimana prossima, alla sede principale del Museo del Risorgimento, quello di Torino, a Palazzo Carignano, che ospita la prima aula del Parlamento subalpino e poi nazionale. L'Accademia degli Incamminati, di cui Farini fu un illustre esponente, donerà al Museo del Risorgimento una copia di un quadro, il Mazzini Morente di Silvestro Lega, un romagnolo dell'Appennino, e questo quadro completerà una raccolta che in Piemonte era molto più legata alle tradizioni di quella regione, alle tradizioni di Torino, ma non aveva ancora molti reperti mazziniani. E invece qui oggi avviene esattamente l'inverso, al Museo del Risorgimento di Ravenna, uno dei più ricchi e dei più animati, dove vi è una grandissima presenza di cimeli, soprattutto garibaldini, mazziniani, anche liberali classici, come si vede da Gioacchino Rasponi a Farini, a Baccarini e a tanti altri, oggi vengono ridonate alla conoscenza del pubblico due quadri riguardanti il primo e il secondo capo di Stato dell'Italia Unita, cioè Vittorio Emanuele II e Umberto I. Anche questi completano una fase storica e completano un percorso sempre più ricco come è quello di Ravenna. Che tipo di intervento è stato effettuato su queste tele? È stato effettuato un intervento soprattutto di manutenzione sulle tele, di conservazione invece più sulle cornici, perché soprattutto la cornice dorata e intagliata di Vittorio Emanuele II era molto rovinata, quindi sono state proprio ricreate delle parti. Questo è un intervento che è stato realizzato dalla restauratrice Adele Pompili grazie ai finanziamenti della Regione Emilia-Romagna e oggi abbiamo il piacere di esporre queste opere all'interno del Museo del Risorgimento, quindi è un contributo del Museo d'Arte della città ad un altro museo, alla raccolta di cimeli e testimonianze risorgimentali e quindi anche una restituzione alla città di opere che non erano mai state esposte ed erano conservate appunto nel nostro museo. Era in effetti la cornice con più problemi conservativi, mancavano diverse parti e si vede che tutte queste parti aggettanti sono a rischio di caduta al minimo spostamento. La tela invece presentava delle deformazioni e dei piccoli sfondamenti che sono stati gli sfondamenti risarciti dal retro con un minimo intervento a posizione di fili con termoadesivo che rinforzavano le lacerazioni. Che tipo di finanziamento è stato, diciamo, assegnato al restauro di queste tre opere?
Le opere sono state restaurate con un finanziamento regionale erogato sulla legge 18 del 2000, che è una legge a diretta gestione dell'IBACN, l'Istituto Beni Culturali della Regione, che assegna finanziamenti per il restauro, la catalogazione e la valorizzazione dei musei di proprietà degli enti locali. Il finanziamento è stato assegnato in occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia. Il progetto è un progetto concordato con il MAR, il Museo del Risorgimento di Ravenna, e rientrava in pieno nelle celebrazioni. Era giusto valorizzare queste opere, riportarle alla pubblica fruizione, visto che sono di autori molto interessanti dell'Ottocento che hanno operato a Ravenna come insegnanti dell'Accademia di Belle Arti. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.